E adesso invece torniamo ad aprire il nostro megafono di aiuto, però questa volta ci occupiamo di Pluto, che è un meticcio di circa 7 anni. Probabilmente è un incrocio tra un Jack Russell o un Pinscher, ma le zampette da bassotto. Il suo manto è nero con le zampe marroni, il caso ci è stato segnalato da Ricomincio da Ciro, che come al solito ringraziamo, e Pluto è scomparso la sera del 7 marzo dalla zona Padiglione di Anzio. Anche in questo caso ascoltiamo tutta la storia nel servizio di Martina Gatto. La storia di oggi è quella di Pluto, un meticcio di circa 7 anni. Probabilmente è un incrocio tra un Jack Russell o un Pinscher, ma ha le zampette corte e marroni come quelle di un bassotto. Zampette che lo portavano a girovagare per tutto il quartiere. Pluto infatti è quel tipo di cagnolino che conosce tutto il vicinato. Esce di casa, dal cancello, fa il suo giretto nel quartiere, si fa accarezzare dagli amici, controlla che tutto sia a posto e la sera torna a casa. La sera del 7 marzo però Pluto non è tornato. La sua famiglia ha cominciato a cercarlo, la voce si è sparsa in tutta la zona, anche i vicini si sono accorti della scomparsa di Pluto, di quella piccola e simpatica presenza tra le vie del quartiere. La famiglia ha utilizzato anche i cani molecolari, ma niente. Una segnalazione piuttosto ambigua è arrivata da Facebook, dove è apparso un post di un cane uguale a Pluto e con il collarino blu, prelevato sulla Nettunense da una signora, ma, pochissimi minuti dopo, il post è scomparso. Samuele, il suo adopter, è disperato. Era la sua ombra. Lo seguiva ovunque, anche a cavallo. Sua sorella di 5 anni si chiede ogni sera quando tornerà Pluto. L'altro cagnolino di famiglia lo aspetta ogni sera al cancello. Torna a casa, Pluto. Torna a casa. E al telefono con noi abbiamo Samuele, adopter di Pluto. Ciao Samuele. Buonasera. Ciao, buonasera. Grazie per insomma esserti collegato con noi. Come stai innanzitutto? Non bene, perché mi manca il mio cane. Assolutamente. Allora, Samuele, mi hai raccontato che Pluto è un cane insomma che girovagava per il quartiere, però non si faceva avvicinare dagli sconosciuti, è vero? Sì, è vero. Lui girava, andava in giro per il quartiere, però non è che si faceva avvicinare dalle persone, solo quelle là che conosceva, ma non era un cane socievole che vedeva la persona, andava lì, si faceva toccare oppure giocava, cioè è sempre stato un po', diciamo, asociale, giusto con le persone che conosceva, perché non era un cane che si fidava delle altre persone. Un po' diffidente. Sì, esatto. Ma è estremamente affettuoso con voi, con tua sorella? Sì, con la famiglia, con mia sorella, più di tutti con me. Abbiamo visto che ti seguiva ovunque, cioè ti segue. Sì, ovunque. Io andavo in gara, quando andavo in gara con il cavallo me lo portavo, lui riconosceva il box dove stava il mio cavallo, era l'ombra mia praticamente, Pluto. Che bello. E Samuele, cosa hai fatto nel momento in cui hai visto che appunto non ritornava più a casa? Quindi quali sono state le mosse iniziali? A chi ti sei rivolto? Siamo andati subito a cercarlo dalla sera che non è tornato e abbiamo fatto subito i post, la denuncia ai carabinieri e abbiamo chiamato il cane molecolare, abbiamo, diciamo, non ci siamo dati pace, siamo andati in giro giorno e notte. Ecco, ricordo che anche Ricomincio da Ciro con Roberta Sarlo vi sta aiutando insomma a spargere la notizia affinché appunto Pluto riesca a tornare a casa. Vi siete rivolti ovviamente anche ai veterinari e ai canili di zona. È microchippato Pluto? Sì, è microchippato. Ok. Quest'ultima segnalazione di Facebook è un po' strana, nel senso Facebook è questo social che aiuta tantissimi adopter a ritrovare i loro padroni, ma si mettono in velocità foto, segnalazioni e poi altrettanto velocemente spariscono. Che cosa è accaduto pochi giorni fa? Niente, praticamente ci ha contattato una signora su Messenger dicendo che aveva visto una signora sulla Nettunense che prendeva questo cane e poi avrebbe messo l'annuncio su Facebook. Solo che quando siamo
vedere l'annuncio, l'annuncio non c'era più, lei aveva messo, dicono che aveva messo anche il numero di telefono, solo che quando siamo andati a cercarlo anche le volontarie che mi stanno aiutando non hanno trovato nulla. Ecco, allora diceva anche la foto con questo, appunto, con il collare, un cane con un colorino blu proprio come quello di Pluto. Esatto, sì. Allora, noi ovviamente speriamo che questa signora l'abbia raccolto dalla strada, pensando appunto fosse un animale scomparso, smarrito da chissà chi. In realtà speriamo possa vedere la nostra trasmissione, insomma la voce si possa spargere il più possibile, perché ha una famiglia che lo aspetta, Pluto, quindi è assolutamente importante riportarlo a casa. Samuele, l'altro cagnolino di casa come sta reagendo a questa mancanza? Sempre davanti al cancello, sta sempre lì che lo aspetta, lui sta soffrendo molto. Va bene, grazie mille Samuele. Ricordiamo un attimo il tuo numero di telefono, se puoi ricordarlo tu, così insomma per segnalazioni e avvistamenti. 328-64-58-359. Perfetto, e ricordo anche che si può contattare anche Roberta Sarlo di Ricomincio da Ciro al 340-85-71-629. Grazie mille Samuele, non ti arrendere, un abbraccio a te, alla tua famiglia e a tua sorella. A presto. Grazie mille. Grazie, buona serata.